Direi che le Olimpiadi invernali del 2006 hanno lasciato un'eredità assai significativa. Sul piano materiale, forse molti non ricordano neanche più, ma con l'eredità dei villaggi olimpici a Torino abbiamo dato alloggio a più di 500 famiglie che erano in lista d'attesa per le case popolari, abbiamo creato più di 1000 posti nuovi di edilizia universitaria, per citare solo due esempi. In montagna ci sono alcune criticità, segnatamente il Bob e il trampolino, dove però le criticità ci sono perché le federazioni sportive che si erano impegnate, il CONI, si era impegnato a fare di quelle due realtà la Coverciano della neve, in realtà non ha mantenuto le promesse, e questo bisognerebbe che qualcuno gliene chiedesse conto sul piano nazionale. La grande eredità è stata quella, forse ancora più quella immateriale, il coraggio di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, per una sfida che non tutti ritenevano, diciamo che non mancavano gli scettici, l'orgoglio di averla vinta e il fatto che con le Olimpiadi, può piacere o meno, ma Torino ha fatto un salto di qualità nella visibilità e nell'attrattività internazionale turistica, di cui si vedono i risultati ancora oggi.